ci troviamo nel complesso monumentale della biblioteca di Casa Professa e precisamente davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, annessa alla biblioteca comunale, che conserva anch'essa parecchie migliaia di volumi, precisamente quelli delle corporazioni religiose soppresse che versarono le loro biblioteche per l'appunto alla biblioteca comunale. Ed ecco qua i volumi delle corporazioni religiose soppresse. Per ora sono oggetto di un lavoro di censimento propedeutico alla loro catalogazione, non sono stati mai catalogati. Adesso dobbiamo parlare del tema della serata, che è l'esattezza. Se vogliamo attingere all'enorme patrimonio della biblioteca comunale per ciò che riguarda questo tema, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, cioè una miriade di volumi dedicati alle scienze esatte, dalla matematica alla geometria, dalla fisica all'astronomia. Fra questa scelta enorme abbiamo dovuto operare una selezione, abbiamo scelto due volumi che in qualche modo si contrappongono. Il primo è di Cristoforo Clavio di Bamberga, era un astronomo del periodo rinascimentale, che pubblica questo commentarius in Sferam Ioannis de Sacro Bosco. Siamo nel 1601 e il nostro astronomo sul frontespizio fa stampare una sfera armillare, che è uno strumento astronomico che rappresenta le orbite dei pianeti tramite armille, cioè anelli, che ruotano tutto attorno alla Terra, perché in questo caso la sfera armillare viene usata per illustrare il sistema geocentrico, quello che pone al centro dell'universo la Terra e non il Sole. Cristoforo Clavio è importante anche per il contributo che diede alla definizione del calendario gregoriano, quello ancora attualmente in uso nei paesi occidentali, che sostituì a partire dal 1582 quello giuliano, e proprio per questo suo lavoro si meritò il titolo di Euclide del XVI secolo. L'altro volume che ho preparato è un volume che è entrato veramente nella storia dell'umanità, addirittura l'UNESCO nel 1999 l'ha incluso nella lista delle memorie dell'umanità. È il famoso De Revolutionibus Orbium Celestium di Niccolò Copernico, astronomo e astrologo polacco. Si dice che questo libro vide la luce proprio nel giorno esatto della morte di Niccolò Copernico, il 24 maggio del 1543. E addirittura la leggenda vuole che lui si risvegliasse dal coma, sorridesse alla vista della prima copia del suo volume e poi esalasse l'ultimo respiro. Ma al di là di questa leggenda, questo è un volume che certamente ha cambiato il corso degli studi e il corso della scienza umana, perché pone al centro dell'universo il Sole, teoria che è stata da lui provata con calcoli matematici e trigonometrici molto complessi, ma che, come sappiamo, è stata osteggiata dalle autorità religiose, tanto è vero che l'autore fu messo all'indice, addirittura lo stampatore, il tipografo dell'opera, fu messo anche lui all'indice. Adesso vorrei farvi vedere un altro volume singolare della biblioteca comunale. È un testo di Alfragano. Alfragano è la volgarizzazione del nome di un astronomo arabo che si chiamava Alfragani. E in questa edizione le sue teorie sono pubblicate sia in arabo che in latino. Si tratta degli Elementa Astronomica. E adesso, per finire, vorrei citare l'opera singolare di Gabriele Bonomo, è un matematico siciliano di Nicosia, vissuto nel Settecento, che scrisse un testo singolare intitolato Automatum Inequale. Parla di un orologio antico a ore diseguali, animato automaticamente. L'astronomo si rifà a un computo delle ore di derivazione giudaica,
che fa riferimento a elementi della natura, cioè al sorgere e al tramontare del sole. Sono momenti mobili naturalmente nel giorno e quindi lui tramite dei calcoli complessi riesce non solo a determinare queste ore ineguali nell'ambito di un giorno che è sempre di 12 ore, 12 ore diurne, 12 ore notturne, ma anche addirittura a fare costruire un orologio che misuri questo tempo con le ore ineguali nel Settecento. Ecco, questo mi pare un esempio perfetto di come l'esattezza, la precisione assoluta del calcolo possa coniugarsi bene con la creatività e l'innovazione. E quindi, un po' diversamente dal pregiudizio corrente per cui il matematico è una persona un po' noiosa o una persona che si attiene strettamente alla sua materia, ecco che abbiamo l'esempio di come si possa coniugare l'esattezza con la creatività. Piacerebbe salire sul podio, ma me l'hanno impedita. Dunque, anzitutto, buonasera, è un onore poter anzitutto essere ritornato a Palermo dopo la scorsa estate, quando eravamo lassù, su un altro posto, e soprattutto essere qui questa sera in un convento che era dei gesuiti e dal quale i gesuiti sono stati cacciati. Poi naturalmente mi dicono che sono ritornati, ma non si può avere tutto dalla vita, no? Quindi almeno quello, no? Possiamo goderci. Dunque, credo che molti di voi saranno già stati a uno o due dei precedenti appuntamenti che legano Calvino con la musica e in particolare le lezioni americane di Calvino con la musica. Qualcuno si sarà chiesto che cosa c'entrano le lezioni americane di Calvino. E in effetti a prima vista c'entrano poco perché, come voi sapete, Calvino era un letterato e non soltanto quando andò, o meglio, non andò, ma quando cominciò a prepararsi per questa serie di lezioni che facevano parte delle cosiddette Norton Lectures, che sono lezioni che vengono date quasi ogni anno e vengono affidate a personaggi della cultura. E beh, ovviamente queste lezioni si chiamavano The Norton Poetry Lectures, no? Quindi sulla poesia addirittura. C'erano stati alcuni poeti, uno dei quali era niente meno che Borges, uno degli idoli di Calvino. E quindi Calvino decise di parlare ovviamente di letteratura. Però fece un esperimento e scelse per le sue sei lezioni, anche se poi ne scrisse solo cinque, perché come voi sapete morì prima di poter andare negli Stati Uniti a iniziare questo ciclo di lezioni, scelse degli argomenti che erano talmente vaghi che ovviamente, no, si sarebbero potuti adattare a qualunque cosa. Nel caso che qualcuno se le fosse dimenticati, no, ricordatevi, c'era la leggerezza, la velocità, l'esattezza di cui parleremo questa sera, la visibilità, la molteplicità e l'ultima, perlomeno in base a un appunto che Calvino aveva lasciato, avrebbe dovuto essere la consistenza o la coerenza, consistency in inglese, l'aveva scritti in inglese. Ora, quindi cosa c'entra la musica? Beh, c'entra perché ovviamente qualunque di quegli argomenti si possono, uno qualunque si può adattare non soltanto alla poesia, no, ma a qualunque altra parte della cultura umana. Ma la cosa interessante per coloro che invece volessero seguire di più proprio il collegamento con le Norton Lectures è che non sempre venivano e vengono invitati a tenere queste conferenze negli Stati Uniti, all'Università di Harvard, tra l'altro, dei letterati. Spesso sono invitati dei musicisti. Il primo che è stato invitato nel 1938 era niente meno che Stravinsky. E poi ce ne furono molti altri, Aaron Copland, per esempio,
Addirittura Luciano Berio, col quale Calvino aveva collaborato per i libretti di alcune sue opere. E la più bella di tutte, secondo me, se volete la trovate, perché è stata pubblicata come libro, non so se è tradotto in italiano, ma si trovano addirittura i video, è la serie delle Norton Lectures tenute da Leonard Bernstein, che come sapete era un grandissimo didatta anche, era colui che alla televisione negli Stati Uniti fece conoscere la musica, non soltanto classica, ma anche classica, al pubblico televisivo. Bernstein parlava meravigliosamente e scelse di parlare della semiologia della musica. Fece una serie di lezioni che in realtà erano parallele alla teoria di Chomsky sulle grammatiche. Quindi vedete come c'è questa commistione, i letterati che possono parlare magari della musica, i musicisti che parlano della letteratura e così via. Quindi questo potrebbe essere il collegamento, diciamo così, no? Tra queste Norton Lectures, letteratura e musica. Ma nel caso particolare di Calvino, questa sera appunto vorremmo parlare un po' più da vicino dell'esattezza, anzitutto per poter paragonare l'esattezza che intendeva Calvino con quella di Bach, bisogna perlomeno sentire cosa lui ne diceva, quindi vi leggo soltanto alcune frasi, anzitutto la sua definizione, che cos'era per Calvino l'esattezza? Era tre cose, cioè pianificazione, icasticità e precisione. Tutte cose che ovviamente no, non soltanto la letteratura ha, ma anche la musica, ma lo vedremo in seguito. Ma vi leggo appunto un paio di frasi. Perché motivo Calvino voleva parlare dell'esattezza? Perché sosteneva, pensate, era 30 anni fa, che ci fosse un'epidemia pestilenziale, così la chiamava lui, che tende a livellare l'espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla. Lui parlava del linguaggio proprio che si usava 30 anni fa, se oggi vivesse sarebbe di nuovo morto, ma questa volta per un corpo apoplettico, no? Naturalmente. Notate i versi che ha usato, no? Diluire, smussare, spegnere, livellare, no? Che sono esattamente le cose che dovremmo tenere a mente quando oggi pensiamo a come si parla e anche a come si fa la cultura, se vogliamo chiamarla così perlomeno, nei media. Tra l'altro Calvino citava espressamente nelle sue lezioni non la musica, come ho già detto, ma l'immagine, quello che oggi noi chiameremmo la multimedialità, che effettivamente tende effettivamente ad avere, no, questi effetti deleteri di pestilenza quasi. Ma quali sono gli esempi che fa Calvino? Beh, ve l'ho detto, visto che parla di letteratura, quando parla di esattezza, prima o poi arriva a considerare la matematica, e questo è il motivo naturalmente per cui sono qua, perché la matematica viene considerata un po' la forma d'arte o di cultura, no? Più vicina all'esattezza, no? Di tutte le altre. Però lui gli esempi, anche quando parla di matematica, li trae dalla letteratura, come era ovvio, no? Quindi il più ovvio che fa è l'infinito di Leopardi, e dice che ovviamente l'infinito in qualche modo richiama il concetto di spazio infinito a cui tende il poeta quando guarda dall'altra parte della siepe. E lo spazio infinito è ovviamente, no, un concetto matematico. Cita Musil, cioè l'uomo senza qualità. Qui la citazione è ovvia in un certo senso, perché chi di voi ha letto ha avuto diciamo così, no, il coraggio, no, e la forza di arrivare alla fine delle 1500 o 2000 pagine a seconda dell'edizione del romanzo di Musil, si ricorderà che il protagonista Ulrich è per l'appunto un matematico, no? Quindi ovviamente anche nella letteratura la matematica ha qualche cosa a che fare, ma poi parla di se stesso Calvino. Perché gli scrittori, poi diciamoci la verità, è quello a cui tendono, no? È ovviamente sempre parlare di se stesso, e dice quali erano le sue, diciamo così, predilezioni. E dice espressamente, queste sono parole sue, no? Ho una predilezione per le forme geometriche, le simmetrie, le serie, la combinatoria e le proporzioni numeriche. Beh, questi sono esattamente i termini che un musicista, e soprattutto un musicista moderno, per esempio un dodecafonico, non tanto un musicista barocco, userebbe. Voi direte, beh, bisogna parlare di Bach questa sera e non della dodecafonia, ma vedremo alla fine, se mi ricordo di fare il parallelo, che in realtà tra il barocco e la dodecafonia, da questo punto di vista di serie, di proporzioni, di simmetrie, eccetera, c'è molta comunanza.
Calvino dice anche che ficca il naso, questa è proprio l'espressione sua, in libri scientifici alla ricerca di stimoli per l'immaginazione. E dice, queste sono le suggestioni che poi ha messo in alcune delle sue opere, che sono in particolare quelle che citava, le ultime che aveva scritto prima delle elezioni americane, cioè Le città invisibili e Palomare. Quindi vedete che l'esattezza per Calvino non era soltanto, diciamo così, uno stimolo per fare una delle lezioni, no? Uno stimolo formale, era qualcosa che lui sentiva, perché la usava, anelava lui stesso all'esattezza sia nella propria opera che nelle opere degli altri letterati e anche più in generale. Ma, e qui c'è un ma da dire, perché alla fine Calvino dice, però, dice, le lingue naturali dicono sempre qualcosa in più rispetto ai linguaggi formalizzati. Cioè, in altre parole, lui dice, sì, va bene l'esattezza fino ad un certo punto, ma il rischio è che quando si usa un linguaggio che è troppo esatto, in particolare quello della matematica per l'appunto, si rischia di cadere poi probabilmente, no, nell'astrattezza, come lo diceva lui, no? E il linguaggio naturale, secondo lui, no, ha sempre questo vantaggio, no, di essere più impreciso e dunque di dire di più. Ora, naturalmente, il matematico si secca di questa cosa qui, come sarebbe, no, che il linguaggio naturale dice di più. Ma io non posso parlare di matematica questa sera, devo parlare di musica, no? E allora cerchiamo di andare a vedere, no, come la musica usa l'esattezza, e poi vedremo alla fine, no, se effettivamente la musica che sentiremo questa sera ha qualche cosa da concedere al linguaggio naturale o se in realtà non riesce a andare anche più avanti di quel linguaggio. Dunque, come si può introdurre l'argomento dell'esattezza nella musica? Anzitutto vi faccio un piccolo aneddoto che sembra vero, perché vi dico addirittura il nome di chi era coinvolto. Uno era Albert Einstein, ma non dovevo leggerlo naturalmente, ma questo signor Boris Schwarz, che era un pianista piuttosto bravo dell'epoca. Einstein, come voi sapete, era un violinista, ma no, naturalmente non professionista, ma suonava il violino piuttosto bene, e poi, essendo Einstein, naturalmente, no, aveva la possibilità di suonare con molte persone, no, con molti pianisti, no, suonato con Rubinstein per esempio. E una sera che suonava con Boris Schwarz, suonavano suonate per piano e violino, Einstein fece un errore. E i testimoni ci raccontano che il pianista si girò seccato verso di lui, no, e gli disse, professore, non sa contare? Ora, questo è interessante, perché, no, dirlo ad Einstein, no, chiedere, no, se non sa contare, no, è una cosa, no, abbastanza provocatoria. In realtà Einstein effettivamente non sapeva contare, fin da bambino, no, aveva questi problemi, no, e in effetti il fatto di non tenere il ritmo, no, era legato con questo fatto, ovviamente. Era anche un grande matematico, ma dal punto di vista, diciamo così, della calcolabilità, no, non era un fenomeno, no? E quindi lui, naturalmente, no, gli è rimasto qui. Ora, Bach invece sapeva contare, e qui arriviamo naturalmente, no, al nucleo, no, di ciò che, di cui dobbiamo parlare. Dunque, la cosa interessante è che Bach non soltanto sapeva contare, ma era perlomeno, non dico un matematico perché sarebbe forse eccessivo, ma era perlomeno un numerologo. Aveva un grande amore per i numeri e in particolare per un particolare numero, che magari anche molti di voi amano particolarmente, che è 2138, no? Ora, cosa c'è di strano nel numero 2138? Non so se qualcuno di voi ha sensibilità matematica, vede subito, no, questo fatto. Non è un numero primo, no, ovviamente, perché finisce per 8, no, divisibile per 2. Ma, non so, nessuno? La cosa ho detto numerologo, no, e quindi non matematico, no, e la numerologia fa dei collegamenti a volte un po' strani, no, tra i numeri e le cose di cui parla. Se voi prendete l'alfabeto e lo enumerate, nel senso che date alla lettera A il numero 1, alla lettera B il numero 2, alla lettera C il numero 3, subito vi accorgete, no, che B, A, C, no, che sarebbero 2, 1, 3, no, sono le iniziali del cognome, no, di Bach. E la H, no, se andate a vedere nell'alfabeto tedesco, è l'ottava. No? Quindi 2138 è il numero che corrisponde, dal punto di vista delle cifre, alla parola, no, al nome di Bach. E Bach su questo, insomma, ci andava pazzo. Gli piaceva moltissimo, anzitutto faceva delle piccole operazioni, voi stessi potete farli nella vostra mente o con la vostra calcolatrice, no? Quanto fa la somma di 2 più 1 più 3 più 8?
Ah, beh, almeno uno l'ha detto. Tutti gli altri dove sono? Naturalmente. Qui si parla di matematica e musica, ma no, naturalmente. Fa 14, no? E allora per Bach 14, che era il numero che conteneva come somma tutte le lettere del suo nome, era un numero magico. E allora l'ha usato spessissime volte, no? Per esempio c'è quell'opera abbastanza famosa, sulla quale torno tra un momento, che si chiama I 14 canoni su, no? Ed è sulle prime 8 note del basso dell'aria delle variazioni Goldberg. Variazioni Goldberg non le sentiremo questa sera, ma dal punto di vista matematico sono un'opera che ha una struttura matematica molto stretta. Anzitutto c'è un'aria, appena citata in questo titolo, e quest'aria viene suonata agli inizi e ripetuta alla fine. E poi in mezzo ci sono 30 variazioni. Il totale fa 32. Ma 32, come tutti sanno, no? Visto che sapete vari conti, l'ho visto, no? Ho potuto constatare, no? 32 è 2 alla quinta, no? Quindi è una volta 32, ma è 2 volte 16, 4 volte 8, no? E 8 volte 4, no? E 16 volte 2. E voi direte, e a noi che cosa ce ne importa? Beh, ce ne deve importare, perché quando Bach scrisse l'aria delle variazioni Goldberg, prese l'aria e la scrisse in 32 battute. Ma queste 32 battute sono in realtà 16 ritornelli e sono anche 8 periodi e sono 4 frasi e sono 2 parti, no? E quindi vedete, no, che la musica è come quello che oggi si chiamerebbero i frattali, no? Cioè che in realtà riproduce in varie dimensioni sempre la stessa struttura, no? Questo è quello che succede nell'aria delle variazioni Goldberg, la quale ha ovviamente un basso. Questo basso ha delle prime note. Sulle prime 8 note del basso dell'aria delle variazioni Goldberg, Bach scrisse 14 canoni, che sono un po' una summa del procedimento canonico, che è in realtà effettivamente un procedimento di natura matematica. Ci arrivo tra un momento, volevo solo finire la storiella sul numero 14, perché Bach amava talmente tanto questo numero che, come dicevo, non lo prese a simbolo del proprio nome e della propria opera. C'era una società di un tal Mitzner, che era un suo allievo, che metteva insieme, così come oggi forse qualcuno di voi conosce l'Ulipo, che è una società francese creata da Raymond Queneau e François Le Lionnet, che mette insieme matematici e letterati. Voi direte, queste sono divagazioni che non c'entrano niente. No, no, c'entrano, perché quando Calvino andò a Parigi, conobbe Queneau e divenne membro di questo gruppo di ulipiani che facevano letteratura a struttura matematica. Chi di voi ha letto, per esempio, l'ultimo grande romanzo di Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, si ricorderà. E quello è un romanzo estremamente strutturato, no? Ci sono 10 inizi, no, di un romanzo alternati a 10 capitoli che raccontano la ricerca, diciamo così, di questo romanzo. Ma Calvino, anni dopo averlo pubblicato, scrisse un raccontino, o meglio un saggio, che diceva come ho scritto uno dei miei libri. E questo libro era, per l'appunto, Se una notte d'inverno un viaggiatore, e si vede che ha usato 42 quadrati semiotici in cui ci sono tutte le possibili relazioni fra il lettore e lo scrittore, ma ci sono due livelli, no? C'è il lettore dentro il libro, perché se vi ricordate il libro parla di gente che legge, no? E c'è uno scrittore dentro il libro, ma c'è anche un lettore fuori, che siete voi che leggete il libro, no? E uno scrittore fuori, che è Calvino, che lo scrive, e tutte queste possibili relazioni messe a quadrato, no? Lui le ha sviluppate e sfruttate proprio in questo libro. Dicevo, c'è questa società, quindi, che mette insieme matematici e letterati, ma nel Settecento questo signor Mitzner aveva fatto una società che metteva insieme matematici e musicisti. Per entrare in questa società bisognava presentare un'opera che fosse di natura matematica. E Bach decise di entrare in questa società, ma aspettò il momento giusto. Qual era il momento giusto? L'anno e il numero di entrata. Entrò come 14° membro di questa società, giustamente, ed entrò nel 1747. E se voi guardate il 1747 vi accorgete che c'è un 1, un 4, quindi c'è un 14, e poi ci sono due 7 che sommati naturalmente fanno 14. Questo era anche Bach, non era soltanto il musicista che voleva ovviamente, no, scrivere musica spesso dedicata addirittura, no, all'altissimo, no, di natura religiosa, ma anche uno che amava, no, fare queste cose. Cosa presentò per entrare dentro la società? Doveva presentare un'opera musicale e un ritratto. E lui prese due piccioni con una fava, si fece ritrarre,
con un bel vestito che aveva bottoni d'argento, non vi dico quanti perché insomma a questo punto no, sarebbe ridicolo ripeterlo, ma erano effettivamente veramente 14 bottoni d'argento, e portò un'opera che si chiamava Il canone triplo a 6 voci. In realtà ce l'aveva in mano nel ritratto, quindi il ritratto mostra il musicista con la sua opera in mano, e quella è l'opera che doveva consegnare insieme a questo ritratto. Questo è un canone a 6 voci, no? Molto complicato ovviamente da fare, ma un canone enigmatico. Enigmatico significa che era una specie di problema matematico, era scritto non in forma aperta in cui si diceva dove dovevano cominciare le voci esattamente, no? E a che altezza, ma diceva semplicemente questo è il tema, no? Questa è la voce, no? E dovete trovare voi i punti dove incominciare le 6 voci. E la cosa interessante è che dal 1747 fino al 1840, no? Sono passati un secolo praticamente, nessuno è riuscito a trovare nemmeno una di soluzione, no? Quindi era veramente enigmatico, no? Un'opera fatta quasi, no, come un crittogramma. In realtà oggi col computer si sono esaminate tutte le possibilità e ce ne sono 480, ma è interessante che nessuna è stata trovata per un secolo. Allora, ho parlato di questi canoni così brevemente, no? Che sono un po' il centro delle composizioni di natura musicale, di natura matematica. Come funzionano questi canoni velocemente? Beh, tutti l'avrete sentiti, un esempio molto semplice di canone che è Fra Martino Campanaro, che adesso tutti insieme canteremo, no? Prima che arrivi l'orchestra, no? E quello è un canone molto semplice, perché nei canoni, no, c'è una voce dominante, no? Il dux, diciamo così, no? E poi c'è una voce che rincorre nei canoni semplici, a due voci, poi naturalmente quando ce ne sono tante di voci le cose si complicano. Quante ce ne possono essere di voci? Beh, quello dipende dall'abilità del musicista, perché queste voci devono suonare insieme, no? E se voi mettete semplicemente delle voci insieme che non stanno bene, no, fra loro, che non sono amalgamate o amalgamabili, quella diventa una cacofonia, no? Mentre la polifonia non dovrebbe essere cacofonica, no? Ma semplicemente polifonica. I canoni più semplici sono a due voci. Il campione mondiale di questi canoni, si chiama Ockeghem, nel 400 ha usato un canone a 36 voci, no? Naturalmente, no? Queste cose si facevano per raggiungere i record, infatti è finito nel record, nel Guinness dei primati. La cosa interessante di questi canoni è che non tutti sono così banali come Fra Martino Campanaro, dove c'è una voce e dopo un po' la stessa voce ricomincia, ma semplicemente a un intervallo, no? Ed è però uguale, alla stessa altezza, fa esattamente la stessa musica, no? Diciamo. Nelle mani dei musicisti barocchi, eh beh, le voci diventavano cose molto, molto più interessanti. E c'erano vari tipi di manipolazioni che si potevano fare su queste voci, alcune di tipo aritmetico e altre di tipo geometrico, cioè la musica canonica era effettivamente una musica di tipo matematico e bisognava calcolare esattamente queste voci, perché se appunto uno non le faceva nel modo giusto, poi quando si arrivava a quella che non a caso si chiamava la stretta finale, no? Nelle fughe, no? Le cose non funzionavano più. Allora, una voce per esempio si poteva prendere e dal punto di vista aritmetico la si poteva manipolare in due modi abbastanza ovvi, no? Pensatela di gomma per esempio, no? E se voi prendete una voce di gomma e la tirate, no? Questa voce è sempre uguale, no? Però si dilatano i tempi, no? E questo era quello che si chiamava un canone per aumentazione o augmentazione, come quelli parlavano in latino ancora, no? Nel 700. Potete fare l'esatto contrario, no? Se pensate a questa voce come una molla, la potete comprimere, no? E quella diventa per diminuzione, no? E quando vedete i titoli di alcuni canoni, appunto, dove c'è scritto per aumentazione o per diminuzione, vuol dire quello che una delle voci, no? è uguale a quella che è alla prima voce, ma è stata o ampliata o diminuita, no? Nelle sue proporzioni. Ma la cosa interessante è quello che succede dal punto di vista geometrico, ed è qui che c'è il collegamento con la dodecafonia che faceva agli inizi, perché anche nelle serie dodecafoniche si fanno esattamente queste operazioni. Quali sono le quattro operazioni geometriche che si fanno nell'arte canonica? Per farvele capire, pensate alle lettere dell'alfabeto, a una in particolare, che è la B, no? Scritta in corsivo.
Ora questa B cosa potete fare? Beh, potete semplicemente spostarla, no, sulla linea, sul rigo dove lo scrivete, no? E questo diventa quello che si chiama un canone per moto retto, no? Le cose vengono spostate, si possono spostare o orizzontalmente o verticalmente sul pentagramma, no? Il che significa che si cambia la fase, la si fa entrare dopo, no? Oppure si alza, no? di livello, no? Di tono. Però la musica rimane uguale, no? Se però voi prendete la B e la riflettete, no? Come in uno specchio, no? Verticalmente, la B, no? Provate a pensarci, no? Diventa una P questa volta, no? È una lettera ancora dell'alfabeto, no? Però è cambiata, no? Non è più lei, no? E se voi lo fate su una voce di un canone, lo riflettete verticalmente in uno specchio, ottenete una voce che è molto diversa, perché dove la prima saliva questa scende, dove la prima scendeva questa sale, no? E non è detto che le cose funzionino, e certamente non funzionano su qualunque aria, no? Quindi bisogna scrivere l'aria pensando al fatto che la si vuole riflettere, no? Bisogna scriverla riflettendo prima di rifletterla dopo, no? E si ottiene quello che si chiama un canone a specchio, no? Se voi prendete però questa B, che avete sempre in mente, no? E la riflettete invece verticalmente, no? O dall'altra parte, diciamo così, con uno specchio verticale, no? Quindi orizzontalmente, cosa ottenete? Ottenete una D. Ancora una volta, no? È una lettera che esiste nell'alfabeto, no? Però questa volta è scritta al contrario, no? Se voi prendete un'aria e la riflettete in questo modo, questa volta non è più quello che saliva che scende e quello che scendeva che sale, ma è quello che era agli inizi che è arrivato che diventa la fine, e quello che è la fine che diventa gli inizi. Viene letta al contrario. Sono canoni che dal punto di vista letterario potremmo chiamare palindromici, no? Le palindromi che si leggono, no? Nell'altra direzione. E si chiamano canoni a granchio, no? O cancrizzanti, perché il cancro, no? O il granchio cammina all'indietro. E se voi prendete la famosa B che ormai avete in mente, no? E fate tutte e due queste riflessioni, sia orizzontale che verticale, cosa succede? Beh, voi direte dipende dall'ordine in cui si fa, no? Perché se prima la B la fate diventare una P e poi la rivoltate da questa parte diventa una Q. E invece se prendete la B e la fate diventare prima una D e poi la rivoltate, ottenete di nuovo una Q. Questo piace molto ai matematici, si chiama commutatività, non importa l'ordine in cui fate queste due cose, no? E il risultato è sempre uguale, no? E si chiamano i canoni inversi retrogradi o retrogradi inversi, perché, come ho appena detto, no? Non cambia il risultato facendo queste due cose. Ecco, queste sono le operazioni che di solito si fanno sui canoni, ce ne sono quindi sei, no, come avete visto, quattro geometriche e due, no, aritmetiche. Ma poi ci sono altre cose che si possono fare con i canoni. Per esempio si può fare un canone che quando arriva alla fine, no, può ricominciare esattamente come se fosse agli inizi, no? È un canone circolare, no? Che esattamente, no, corrisponde, no, a opere letterarie. Vi ricordate per esempio Finnegan's Wake, no? Che incomincia a metà di una frase, poi però quando uno arriva alla fine si accorge che quella metà della frase è l'ultima parte di una frase che comincia nell'ultima parte del libro invece, no? E il libro circola anche lui, no? Esattamente come questi canoni circolari. Ma a volte si può fare qualcosa di più sofisticato, cioè non soltanto fare un canone che alla fine ritorna su se stesso, ma che quando ha fatto tutto il suo percorso è un po' più su oppure un po' più giù di dove era partito. E allora se si continua a rifare questo canone, nel primo caso si gira in tondo, no? Ma nel secondo caso si continua a salire, no? E si dà l'impressione di un canone ascendente oppure discendente, no? Un po' come quelle insegne che una volta c'erano di fronte ai barbieri, no? Vi ricordate, no? Che avevano quelle specie di eliche che danno l'impressione di continuare a salire all'infinito. E queste cose sono quelle che Bach faceva egregiamente, e in realtà i canoni sono un po' il centro, appunto, no, della sua composizione, diciamo, barocca. Vi cito qui le collezioni, diciamo così, più note dei canoni di Bach. Sono anzitutto le variazioni Goldberg, vi ho detto che ci sono 30 variazioni, ma le variazioni il cui numero è divisibile per 3, no? Cioè la terza, la sesta, la nona, no? E così via, no? Queste 9 variazioni sono in realtà dei canoni.
E sono nove perché questi canoni sono il primo alla prima, il secondo alla seconda, il terzo alla terza, no? Con intervalli sempre più larghi, no? Finché l'ultimo è alla nona, no? Quindi nove canoni stanno dentro le variazioni Goldberg, 14, li ho già citati prima, sono i 14 canoni sulle prime otto note del basso delle variazioni Goldberg. Poi ci sono delle variazioni canoniche su un tema, no? Che in tedesco che dice più o meno io scendo dalle stelle, no? Perché noi lo diciamo tu, ma c'è anche qualcuno che dice io, no? Quello che scende effettivamente. E sono cinque queste variazioni canoniche. Poi c'è l'offerta musicale, una delle grandi opere, una delle opere che tra l'altro Bach portò, perché ogni anno bisognava dare per essere membri di quella compagnia di musicisti matematici un'opera di tipo matematico, e l'offerta musicale è quella che lui diede, se ben ricordo, nel 1748. 10 canoni ci sono lì dentro, e c'è l'arte della fuga, ovviamente, no? Che è la somma di tutti questi componimenti di tipo contrappuntistico. Non ho detto nulla sulla fuga, anche perché tra poco devo fuggire io, no? Perché ho promesso che non avrei parlato più di 25-30 minuti, anche perché vogliamo sentire la musica. L'ultima cosa che voglio dire su Bach e la musica sono i 48 preludi e fuga del clavicembalo ben temperato. Come voi sapete ce ne sono due serie, no? 24 e 24, il motivo per cui ci sono due serie è perché ci sono 12 note nella divisione dell'ottava in semitoni, no? E che possono essere maggiori o minori, no? Quindi 12 per 2 fa 24, due serie fa 48, no? Però la cosa interessante è che Bach parla del clavicembalo ben temperato, e all'epoca questo era il temperamento che si usava. Quando noi parliamo di semitoni, l'idea che sta dietro alla parola del semitono è che sia mezzotono e che il tono sia uno, no? E quindi semitono anche, no? E che quindi l'ottava sia divisa in 12 parti uguali. Ora, la cosa interessante è che quando voi dividete un intervallo musicale, questo intervallo corrisponde a dei numeri, per esempio l'ottava corrisponde al numero 2, perché? Perché se voi prendete una corda e la pizzicate, non, purtroppo ho tanti strumenti a corda là dietro ma nessuno a disposizione, no? Se voi prendete una corda di violino, una corda di chitarra o un contrabbasso eccetera, no? E la pizzicate, ho sentito un suono, no? Ma se voi dimezzate la lunghezza di questa corda, sentite lo stesso suono ma un'ottava superiore, no? Quindi il rapporto di 2 a 1 o 1 a 2, no? Secondo della direzione in cui si va, è il rapporto che corrisponde all'ottava, e noi vogliamo dividere l'ottava in parti. Come si fa a dividerla in parti? La cosa interessante, no? È che quando si divide un intervallo musicale, dal punto di vista matematico si moltiplicano i numeri, no? E allora bisogna fare le radici per dividere un'ottava in 12 parti. Pensate che il semitono, dal punto di vista matematico, corrisponde a un'operazione che pochi di voi hanno mai visto, che è la radice dodicesima di 2. Non la radice quadrata di 12, perché qui le due cose non si invertono, no? Quella radice quadrata di 12 più o meno uno la capisce, sarebbe un numero che moltiplicato per se stesso dà come risultato 12. La radice dodicesima di 2 è un numero che moltiplicato per se stesso 12 volte dà come risultato 2, cioè l'ottava. Ecco, Bach nel suo clavicembalo ben temperato parlava di problemi di questo genere, no? Cioè cosa succede se uno divide l'ottava in pezzi che sono più o meno quelli che vi ho appena detto, cioè la radice dodicesima di 2. Perché più o meno? Perché non era un temperamento equabile, era un temperamento, no, ben temperato, come si diceva, no? E quindi ci sarebbe tutto un lavoro, no, tutto un argomento da sviscerare qui, perché i temperamenti sono moltissimi, ciascun musicista nell'antichità usava il proprio, no? E Bach voleva far capire che se si usa un temperamento quasi equabile si riesce comunque, no, a fare della musica molto complicata e molto sofisticata. Io mi fermo qui, invece mi scuso per non aver fatto niente di sofisticato, no? Però perlomeno sono rimasto più o meno nella mezz'ora che mi era concessa, e adesso finalmente invece sentiamo la musica del maestro e ci dimentichiamo del fatto che dietro c'è tutta questa matematica, perché la cosa importante in queste cose è, qualcuno diceva, no, proprio che la matematica in queste cose è come le impalcature, no, che si mettono per costruire un edificio. Certo, servono perché bisogna gettare il cemento, no, e fare l'edificio, ma poi le impalcature si tolgono, e se l'edificio crolla, allora quelle impalcature non servivano a niente, servono solo a farlo stare in piedi, ma quando noi guardiamo gli edifici dell'impalcatura non ci importa più niente, e della matematica, non appena sentiremo Bach, di nuovo non ci importerà più niente. Grazie.
Thank you.
Thank you.